Sicuramente ormai è il terzo anno che Coldiretti viene qui in spiaggia per sensibilizzare sul consumo di frutta, soprattutto d'estate, per tutelare le nostre aziende agricole. Sì, siamo qui per il terzo anno a fare la distribuzione della pesca Vien dal Mare, per fare la promozione delle pesche locali qua della zona di Rimini della Romagna. E l'iniziativa è bellissima, la giornata è un po' nuvola, però sta andando tutto bene. Avete avuto un riscontro di queste iniziative attraverso gli alberghi della zona, attraverso la popolazione, i turisti? No, forse questa è una pecca che ci manca ancora, perché la manifestazione è molto bella e stiamo cercando di coinvolgere gli alberghi. Sicuramente gli alberghi locali usano frutta locale, però non hanno nessun interesse a pubblicizzarla. Io vedo in tutte le parti d'Italia, dove vai, in Toscana, tutto quanto, fanno una gran pubblicità dei loro prodotti, di quello che mettono in tavola, e i risultati con i turisti li hanno avuto. Non riesco a capire come mai i nostri albergatori ancora non riescono a recepire questa cosa, anche perché il prodotto locale lo stanno consumando. Molti ormai hanno capito che comunque consumare frutta appena raccolta, quindi freschissima, di ottima qualità, non è solo più conveniente, ma fa bene anche alla salute. Sì, è un'assicurazione per la vecchiaia, come diciamo sempre noi, anche perché sia le verdure che le frutte, più tempo passa dalla raccolta, più perdono le loro proprietà. Qui, essendo noi, le pesche che abbiamo qui sono di 5-6 km, sono qui dietro la spiaggia praticamente, quindi sono proprio a chilometro zero, più fresche di così non si possono trovare, insomma. Quanto è importante per il nostro territorio non solo la produzione di pesche, diciamo che la pesca è un simbolo, no, oggi, ma proprio la produzione di frutta e verdura? È molto importante, anche perché, ritornando al discorso del turismo, noi d'estate qui abbiamo un alto consumo di frutta e verdura, e se noi riusciamo a unire il territorio dell'interno con la spiaggia e il turismo, come al solito, se lavoriamo insieme le cose vanno avanti, anche perché riusciamo a risolvere anche un po' la crisi del turismo e nello stesso tempo diamo reddito alle aziende agricole. Io credo che noi dobbiamo lavorare di più sulla spiaggia, cioè portare le pesche sotto l'ombrellone. Noi abbiamo fatto una grossa battaglia, l'abbiamo vinta, l'amministrazione comunale ci consente di fare il servizio sotto l'ombrellone, quindi oltre ai bar e ai ciringhiti esistenti. Quindi l'impegno è quello di prendere le pesche, pulirle la mattina e proporle o col gelato o dopo pranzo col vino rosso, perché i consumi di questo prodotto eccezionale possono solo aumentare, e fra l'altro naturalmente è un prodotto che è vincente in luglio-agosto nel periodo di massima affluenza. Ecco, la pesca è un simbolo, no, in questo caso, perché qui parliamo di promuovere la frutta e la verdura di produzione locale. Ma guardi, noi abbiamo nelle nostre strutture abbiamo 3 alberghi dove tutti i giorni nel menù un simbolino identifica un prodotto tipico della nostra regione, con la storia di quel prodotto, che siano le poveracce, che siano i passatelli, che siano gli strozzapreti, che sia... Ecco, quindi questo lavoro qui sono anni che lo facciamo, e mi creda, chi viene da fuori apprezza moltissimo mangiare le cose tipiche, poi bisogna saperle anche fare naturalmente, però abbiamo la fortuna, siamo la regione che dal punto di vista agroalimentare è quasi imbarazzante la scelta. Quindi diciamo che un'azione di questo tipo può coinvolgere tutti gli albergatori della zona e può anche aiutare a tutelare le nostre produzioni agricole. Noi dobbiamo aiutare a tutelare le nostre produzioni agricole, come giustamente ha detto lei, e le possiamo tutelare soltanto aumentando la domanda. Cioè, se l'agricoltore riesce a vendere bene a un prezzo giusto, l'agricoltore rimane lì, presidia quel terreno e produce. Se compriamo le cose che vengono da fuori, ieri sera parlavo con degli ospiti a un tavolo e ci sono le fragole che vengono dalla Norvegia, le fragole da Bergen fanno le fragole, allora di che cosa parliamo? Ecco. Mai tutti sanno che acquistare la frutta e verdura fresca di stagione locale è una garanzia di qualità. Esattamente. La prima tutela che si fa all'acquisto lo deve fare proprio il consumatore. Il consumatore deve essere attento e nel leggere le etichette. Quindi le etichette di produzione di prodotti che sono legati alla frutta e alla verdura sui banchi che sono adesso in questo periodo in vendita sono tutti etichettati come prodotti italiani locali. Mi raccomando, consumare frutta e verdura di stagione. Va da sé che se si vengono a acquistare prodotti fuori stagione deve suonare il campanello d'allarme, perché non sono prodotti italiani.
E questo vale per la frutta e la verdura, ma anche per la carne, visto che io sono un produttore di carne biologica, di bovini di carne biologica di San Leo dell'Entroterra. Ecco, questa cosa mi sta molto a cuore nel dire e ribadire che quando si acquista la carne nel banco del supermercato, del congelatore, c'è un'etichetta. È importante specificare, leggere, ci deve essere specificato che è carne nata, prodotta e macellata, nata, allevata e macellata in Italia. Non deve avere altre provenienze, perché altrimenti si capisce che non è carne italiana e quindi meno tutelata. Ecco, questo per quanto riguarda l'origine del prodotto è la garanzia naturalmente del chilometro zero e quindi anche della qualità locale. Invece per quanto riguarda la filiera corta, quando le filiere iniziano a diventare troppo lunghe, il consumatore si perde. Esattamente, la garanzia che dà Coldiretti è proprio con i mercati di campagna amica. Con questi mercati si dà la garanzia del prodotto a chilometro zero, che ormai è anni che Coldiretti sta pubblicizzando, quello che dal produttore si arriva al consumatore, quindi dalla campagna direttamente distribuita e venduta sulle piazze d'Italia, ma particolarmente qui dalla nostra zona, quindi della provincia di Rimini e dell'entroterra. Queste iniziative sono proprio volte a sensibilizzare i turisti in particolare che affollano le nostre spiagge in questo periodo e soprattutto far capire che il prodotto che consumano, la pesca romagnola in questione, è un prodotto salubre e che segue dei rigidi protocolli di produzione, compresi anche i controlli sanitari. Ecco perché iniziative come queste devono sensibilizzare il consumatore finale a mangiare una pesca che dal punto di vista sanitario è molto controllata, più di altre pesche prodotte in altri paesi dell'Europa e in particolare dell'area mediterranea, mi riferisco all'area mediterranea dell'Africa. Ecco, purtroppo nei nostri supermercati spesso troviamo molti prodotti di importazione, mentre noi qui abbiamo dei prodotti locali freschi quasi a chilometro zero. Esatto, questo deriva da una politica commerciale che va a cercare sempre i prodotti d'origine dove costano di meno, ma abbiamo che visto che minor prezzo molte volte non corrisponde a una maggior qualità. Ecco perché la nostra pesca romagnola deve avere sempre i riflettori accesi, per il fatto appunto che vengono, come dicevo prima, rispettati questi disciplinari, ma soprattutto abbiamo degli agricoltori appassionati che coltivano una pesca veramente ottima. Sì, il problema della produzione agricola è che c'è una filiera molto lunga e costosa, dove poi alla fine è l'agricoltore a cui non viene pagato il giusto prezzo che ci rimette, nel senso che tutto il guadagno rimane nel passaggio nella lunga filiera. Quindi il nostro obiettivo è quello innanzitutto di tutelare l'agricoltore perché abbia la giusta redditività, ma la conseguenza è anche che il consumatore ha l'opportunità di consumare frutta fresca e quindi con tutto guadagno alla salute. E noi quello che chiediamo è un consumo di tutta la frutta e ortaggi e anche prodotti del territorio, quali la carne, l'olio, formaggi, quindi di tutelare comunque il prodotto locale e italiano in generale. E poi c'è da dire anche della bontà del nostro prodotto, perché molti turisti, soprattutto quelli che vengono da fuori, non lo sanno, ma le nostre pesche sono veramente buonissime. Beh, le nostre pesche sono buonissime perché sono raccolte mature alla pianta, le pesche che distribuiamo oggi sono state raccolte ieri, quindi sono maturate alla pianta e quindi hanno tutto un altro sapore, chiaramente, no? Perché le frutta di importazione viene raccolta che non è matura, quindi viene maturata col tempo ma non alla pianta e quindi giocoforza ha un sapore meno dolce, meno gradevole al consumo, chiaramente. Coldiretti è impegnata tutta l'estate con varie campagne per sensibilizzare la popolazione. Adesso per il futuro che cosa bolle in pentola? Vabbè, il nostro progetto sicuramente è sempre quello di incentivare il prodotto locale e l'acquisto direttamente dalle aziende agricole, dove si ha la sicurezza di quello che si compra, ma anche dai negozianti di fiducia, perché chiaramente non è che noi chiediamo di comprare direttamente tutte le aziende agricole, ma anche dai negozianti che acquistano prodotti locali dalle nostre aziende agricole riconoscendoli un giusto prezzo. Quindi la nostra attività è quello sia di tutelare le aziende agricole che il consumatore, che chiaramente è garantito dal consumo di prodotti locali anche da un punto di vista di sicurezza alimentare corretti.